C'è il rischio però anche dei ribelli che potrebbero essere entrati. E di guardia ce n'era uno. Ti ho portato delle bende, ora ho bisogno di stare un po' per conto mio. Qualcuno ha fatto irruzione. Peccato non avessimo armi, nessuno di noi è stato ferito, ma gli aggressori se ne sono andati con molta roba. Eh no, dovremmo mettere in guardia più gente. Katie ha riportato delle merci da contenere degli aiuti, Paolo è andato a cercare provviste, gli ha riportato delle cose interessanti. Ha fame, quindi per prima cosa mangia. Ok. Ha molta fame. E poi deve curarsi. Ha molta fame. Un attimo, lei è molto stanca. Vediamo, cibo. E anche verdure. E anche questo. No, conviene una cosa per volta. Offro questo. Poi. Basta per ora. Allora, ha molta fame, quindi sali e vai a mangiare.
Ok, leggermente ferita. E adesso a dormire. Ancora fame ed è triste. Ok. Allora, qui non si riesce ancora a fare niente. Dai, sta per finire il giorno, iniziare un'altra notte. La notte, allora. Bruno questa volta resta a casa. Pavel rovista. Ancora molta fame, leggermente ferita, triste, molto stanca, però fa deve stare di guardia. Allora, porto non ho trovato niente. Piccolo caseggiato. Stazione ferroviaria. Limitata quantità di cibo, montagne di materiali, un mucchio di medicine, montagne di armi, montagne di parti. Io finora non sto trovando niente, eh. Però ci provo. Allora, l'ultima volta mi sarebbero tornate utili, quindi devo per forza portare questi oggetti.
C'è spazio ancora per qualcosa, specialmente per il cibo. Cibo può restare. Ok. Medicine mi servono, quindi. Ingredienti per le medicine. Medicine e le erbe abbiamo capito che servono, quindi. Vediamo fin dove riesco ad arrivare. Devo monitorare l'orario. Aiuto. Che stanchezza che ho. Il cuore è uno stanco zingaro.
No, già ho saltato un po' di cose, io non volevo tornare. Undicesimo giorno, criminalità dilagante. Cos'è successo qua? Sono ancora vivi? Sembra di sì. Sembra stanca morta, forse ci aspettiamo troppo da lei. Undicesimo, criminalità dilagante. Ok. Ciao a tutti, sono tornato a casa. Ho trovato un po' di cose di qualità. Che nottata! Katia, stanca morta, forse ci aspettiamo troppo da lei. Ha fame. Oh, però ho ancora le forze. Io voglio vedere se riesco a fare una cosa. Qui cosa mi dice? Non mi ricordo più. Ancora non ci sono tutte le cose che servono. Posso cucinare? No. Quindi per forza, visto che ha fame, deve venire qua. Dai, mangia questa. E poi vattene a dormire. Katia ha molta fame. Oia. Peggiora ogni giorno di più. Eh sì. Dai, che ti faccio mangiare adesso. Troppe notti insonni. Ancora fame. Ancora fame. Oia. Bene. Le avrei preferite cotte, immagino. Allora. Deve andare a dormire. Proprio notti insonni, che succede? Sono abbastanza. Allora, molta fame anche lui. Mangia quel che puoi. Cioè, non resta più cibo. Ora va meglio, ancora fame. Quindi costretto a mangiare. Ah, quell'altro ha già finito di riposare. Ancora fame, ma non c'è più niente, quindi va su a dormire. Ah, qui niente, allora di qua. Lo provo. Beni consumabili. Provo a realizzarlo, vediamo. Beh, non ti metti a dormire.
Vabbè. Nella maggior parte di noi non riesce neanche a immaginare di iniziare una giornata senza una bella tazza di caffè. A Pagoren è diventato un bene quasi impossibile da reperire. I prezzi sono alle stelle, gli speculatori si arricchiscono. Come se il guerra non fosse già abbastanza, nella città di Pagoren la criminalità è in aumento. Sono stati segnalati casi di aggressione e rapina a mano armata. Ok. Mi si è seduto. Allora, vorrei tanto riuscire ad aiutare i miei amici, sembrano così affamati. Cara, il tizio che Paul ha incontrato sembra un po' sospetto, ma da qui a una settimana potremmo essere tutti al sicuro. Sì, perché ha detto vi porto fuori dalla città in barca. Ci sono rimasti degli animali in città, ho tanta fame, mangerei un ratto o un piccione. Allora, alla fine lui non ha più niente da fare, quindi partiamo. Ma gli altri devono riposare, devono finire di riposare. Aspettiamo che finiscano davvero di riposare, altrimenti. Aspetta un attimo, cosa c'è laggiù? Ah, la sedia. No, dovevi restare. Scuccia. Dai, sta meglio con la ferita. È molto stanca. Lui ha ancora fame. Filtro fatto in casa che può essere usato una sola volta per purificare l'acqua piovana o distillare l'alcol. Ok, usa. Ci siamo. Per forza Powell deve andare. Fai la guardia. Fai la guardia. Posto in cui non sono stato ancora. Piccolo caseggiato. Un mucchio di cibo. Ma se non sto trovando niente. Montagna di di parti. Pericolo. Proviamo. Questo mi serve per forza, quindi devo portare. È un po' ubriaco. Su c'è qualcun altro. Quello è armato.
No. Però forse posso andare su adesso. Ops. Powell è morto. Gli hanno sparato.